Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Questa sera abbiamo una serata particolare, nel senso che l'abbiamo organizzata per Amnesty International. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. E Musica al Tempio è molto lieta di poter fare questi tipi di serate che sono a favore di organizzazioni importanti, e etiche e morali di grande spessore. Di questo però parlerà poi più dettagliatamente, del lavoro a cui stanno dedicandosi un rappresentante di Amnesty International stesso. Questa sera noi abbiamo due giovani, due persone che non fatico a dire meravigliose, due ragazzi stupendi, studiosi, seri, bravi, non trovo aggettivi sufficienti per descriverli. Hanno studiato insieme, hanno studiato nella stessa classe del Metzger a Torino, a Pavia e a Pesaro, si sono formati, diciamo, la base in comune, e poi ognuno ha preso delle specializzazioni particolari con altri professori dell'Accademia di Pinerolo, dell'Accademia di Imola, grandi personaggi. Non smettono di studiare perché sentono questa esigenza di approfondire sempre di più la loro arte e il significato della musica. Come duo lavorano ormai da qualche anno, hanno recentemente inaugurato un festival a Brescia e continuano ad avere queste esecuzioni un po' dappertutto in Italia. Come solisti entrambi hanno avuto bellissime occasioni con orchestre importanti, anche orchestre universitarie, che è una cosa bella, come quella dell'Università di Milano, la Statale, o della Bicocca, o di altre manifestazioni importanti, la Carice, eccetera. E quindi solisti e duo. Si chiamano Eric Tornadini e Daniele De Filippis, e sono certa che vi daranno una serata bellissima. Intanto passo la parola a Alba Bonetti di Amnesty International, che vi racconta un poco del loro lavoro. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Buonasera, sono Alba Bonetti, sono un'attivista di Amnesty International. Vi ringrazio di essere qui, ringrazio la Presidente di Musica al Tempio, Mimma Guastoni, ringrazio i pianisti che si esibiranno, Eric Tornabene e Daniele De Filippis. Vi racconto qualcosa di Amnesty International in sintesi. È un'organizzazione indipendente da partiti e governi, è nata 60 anni fa e si occupa della difesa dei diritti umani in tutto il mondo. Lo facciamo in che modo? Lo facciamo sensibilizzando l'opinione pubblica, chiedendo a tutti di mobilitarsi per tutelare la vita e la libertà delle persone minacciate, imprigionate o addirittura condannate per quello che sono e per quello che pensano. Quello che sono e quello che pensano li rende sgraditi ai governi dei paesi in cui abitano. Per esempio, ci sono paesi in cui le persone con orientamento omosessuale rischiano la prigione e anche la vita, e ci sono altri paesi dove spesso i giornalisti che testimoniano, raccontano verità scomode, vengono privati della libertà. Questa sera vi sottoponiamo il caso della giornalista cinese Zhang Zhan, che fin dall'inizio dello scoppio della pandemia si recò a Wuhan per documentare di prima mano quello che stava succedendo e raccontare, soprattutto attraverso i social, le minacce e le intimidazioni subite dalle famiglie dei malati perché non raccontassero di questo nuovo virus, di questa nuova malattia. Zhang è stata imprigionata nel maggio del 2020,
ha cercato di far valere le sue ragioni anche con uno sciopero della fame che ha notevolmente compromesso la sua salute, è stata portata in ospedale, riportata in prigione e condannata a 4 anni. La sua condanna recita nella motivazione che lei ha disseminato notizie false e ha creato turbamento. La sua famiglia non ha la possibilità di vederla. Noi chiediamo per Zhang Zhan alle autorità cinesi che lei venga liberata e le venga riconosciuto il merito di aver aiutato a diffondere la notizia di una cosa che era importante che non solo i cinesi ma che anche il mondo sapesse. Questo è il lavoro che fa Amnesty e, come vi dicevo, lo fa da 60 anni. Lo fa attraverso delle petizioni e stasera voi potete firmare l'appello alle autorità cinesi per liberare questa giornalista. Il programma della serata non prevede intervallo, quindi potete firmare all'uscita avendo la pazienza di aspettare se c'è un po' di coda. Questa sera noi, appunto, vi dicevo che non raccogliamo finanziamenti se non attraverso iniziative come questa, perché non prendiamo finanziamenti né da governi, né da fondazioni, né da banche, imprese, perché questo in qualche modo potrebbe condizionare la nostra libertà di fare ricerca e fare denuncia sulle violazioni dei diritti umani. Per il nostro impegno abbiamo anche vinto il Nobel per la pace nel 1977. Quindi potete contribuire con una firma e anche con una donazione. Le petizioni nostre le trovate tutte sul sito www.amnesty.it. Da ultimo, questa sera dedichiamo questo concerto a Giovanna Favilla e Paolo Natile, che sono carissimi amici che se ne sono andati troppo presto e hanno dedicato passione ed energia a tenere accesa la fiamma dei diritti umani e di Amnesty insieme a noi. Grazie, buon concerto. Buonasera a tutti e tutte. Innanzitutto ringrazio Amnesty per aver pensato di utilizzare il nostro concerto per una raccolta in favore delle loro case. E sono anche molto felice di questo connubio, diciamo, nel nome della cultura, questo ritrovo nel nome della cultura e nel nome della musica. Tornando alla musica, quindi, vi introdurrò molto brevemente i brani che ascolteremo questa sera. E il programma di questo concerto è interamente dedicato al pianoforte a 4 mani. Questo particolare modo di approcciarsi allo strumento, se vogliamo, può partire con una sonata di Mozart. Infatti, questa sonata di Mozart molto probabilmente Mozart la suonava con sua sorella nei vari tour dell'Enfant Prodigio che loro erano, e molto probabilmente era addirittura scritta anche per il cembalo, quindi l'antesignano del pianoforte. Questo anche perché è molto evidente questo utilizzo della stratificazione dei suoni per realizzare il forte
piuttosto che della riduzione delle parti per rappresentare il piano. Infatti, Clavicembalo non riusciva a esprimere una gamma dinamica come sarà proprio il pianoforte. E essendo una sonata di Mozart, sicuramente rimando all'opera, alla narrazione del melodramma, diciamo, è immediato. Il primo movimento però, a mio parere, è ancora di carattere orchestrale, sinfonico quasi. Il secondo tempo molto lirico, quindi sicuramente può essere accostato alla tradizione della canzone, quindi dell'aria. L'ultimo movimento al genere forse comico, diciamo, anche questo contrasto fra vari caratteri contrastanti che si alternano e si scambiano. A seguire passiamo al pianoforte vero e proprio per come quello si è sviluppato nella storia, e quindi potremo ascoltare una perla forse delle composizioni di Rachmaninoff, che è questa suite, questi sei brani composti, pubblicati nella raccolta dell'Opera 11, rappresentano forse al meglio la poeticità del compositore russo. Qui il pianoforte si esprime nelle sue gamme dinamiche, nei suoi colori, nelle sue ricerche. Questi brani sono sei. Si apre la suite con una barcarolle, quindi sentiremo questo tempo in due che ricorda l'ondare del mare sulla barca. Seguirà poi lo scherzo di carattere quasi barbaro, quasi straniero, molto, molto energico, molto viscerale, ecco, come carattere. A seguire il tema russo, giusto? Sì. Segue il tema russo, lo dice la parola stessa, cioè questa melodia russa che ci fa quasi immaginare la grande porta di Kiev con la grande madre russa, eccetera, in tutto il suo splendore, in tutta la sua grandezza, il maestoso, diciamo, è di casa. A seguire il valzer, è un valzer molto allegro, molto fresco, molto romantico, assolutamente ricco di nuance delle frasi, rubati e dinamiche del genere. A seguire poi la romanza, molto malinconica, molto russa anche lei, sicuramente, quindi questa melodia quasi infinita, non finisce più, è un continuo crescere e diminuire. E per finire una slava. Interessante che il tema della slava viene utilizzato dall'ultimo quartetto di Beethoven, lo stesso tema viene proprio utilizzato, e quindi è una melodia popolare dell'area geografica omonima, e Rachmaninoff la realizza con tanti colori, tante immagini, questi campanellini che brillano, e il popolare, diciamo, viene fatto arte. A terminare il programma, la rapsodia spagnola di Ravel. Ravel, compositore del Novecento, dei primi del Novecento, quest'opera del 1907, la rapsodia spagnola, la nasce per pianoforte a quattro mani. È uno di quei casi in cui si parla di pezzi orchestrali che però in realtà sono nati nella versione a quattro mani, quindi nella versione camerista, diciamo. E il rimando alla Spagna è sicuramente anche geografico. Ravel proveniva da una zona del sud della Francia, parla al nord della Spagna, la madre era vissuta a Madrid per molti anni, e qui abbiamo questo calore della zona sud, forse, della Spagna, con la Malagueña, la feria, questo
vociare della gente è pieno del Novecento, diciamo, del Novecento che rompe con queste grandi innovazioni musicali. Vi auguro buon ascolto. Noi faremo un programma tutto intero, dall'inizio alla fine, e magari una piccola pausa fra un brano e l'altro.
Ci cogliete preparati? Avevamo pensato a un piccolo bis, nel caso in cui fosse gradito, e possiamo dire che c'è un nesso con la suite di Rachmaninoff, perché il bis che abbiamo pensato è il primo pezzo della Petite Suite di Debussy, che intitola En bateau, quindi vuol dire in barca, quindi un'altra barca. Buon ascolto.